Allora, Paolo Poncino, astigiano doc, Sì, sì, giusto, giusto. astigiano doc, responsabile dell'AISE Asti, Sì, giusto? giusto. Ok. Siamo a San Martino Alfieri per la prima tappa del glamping, però ci spiega che cos'è il glamping? Ah, intanto devo dire che questa cosa non è relativa all'associazione sommelier di No. Asti, ma anche se sono coinvolti tutti i sommelier di Asti. Diciamo che il glamping è glamorous camping, cioè praticamente è fare un campeggio in modo molto raffinato e chic. È di moda nei paesi anglosassoni, ma anche in Italia da un po' di tempo. Noi abbiamo pensato di fare il wine glamping, cioè di portare La prima volta questa. in Italia, Poncino. Penso di sì, Ok. penso proprio di sì. E diciamo che l'obiettivo è portare nelle migliori residenze, soprattutto se sono sempre chiuse al pubblico, soprattutto di aziende vinicole, o anche andare nelle migliori vigne dei produttori piemontesi in posizioni panoramiche, e far degustare dei vini importanti assieme a dei piatti gourmet, quindi con un menù studiato appositamente con gli abbinamenti. E qui entrano in gioco appunto i sommelier che sono addetti al servizio sia del vino che del cibo. Oh, naturalmente noi stiamo parlando in periodo post-Covid, quindi con tutte le regole di sicurezza, no? Certamente, ma infatti è proprio questo il motivo, si fa all'aperto in maniera distanziata. In momenti anche della giornata verso il tardo pomeriggio, in cui si può anche gustare il tramonto e in una cornice illuminata con lumi, candele, in modo Ecco. suggestivo. Poncino, lei diventa romantico quando dice queste cose, però c'è anche un discorso di valorizzazione del vino e delle residenze e dei luoghi più belli che sono, guarda caso, proprio in una zona che è patrimonio dell'UNESCO, no? Infatti noi, questa cosa nasce da un gruppo di amici, io, uno chef di Torino, Martina Doglio Cotto, Sara Saccobotto e Lucrezia Malabaila di Canale. Nasce da un'esperienza fatta nel castello di famiglia di Malabaila, in cui abbiamo raccontato il vino e la storia. Questo gruppo di amici si trasforma in un'associazione che si chiama Essere Italia, che vuole promuovere il territorio, le residenze, la storia, la cultura, il vino, e cercando di dare anche un risvolto all'economia. Questa Questa è la prima tappa, poi ce ne saranno delle è la prima altre. tappa, sono calendarizzato un'altra settimana, un'altra tappa Siamo a di San Martino Alfieri, San nei Martino Marchesi Alfieri. Alfieri, un'altra settimana ci sarà di nuovo qui, poi ci sarà il Castello Malabaila e poi ci sarà la Barbatella, un'azienda importante di Barbera, di Nizza. E poi altre tappe che stiamo pensando nel mese di agosto e per settembre. Quindi sarà una ricorrenza quasi settimanale e speriamo che si piaccia questa formula. Grazie.